I Dormiglioni con Marco Pesacane e Antonio Riscetti. E ragazzi, arriva il momento di parlare proprio del Napoli. Prima di tutto, prima di tutti, insieme al nostro Gennaro Genius Arpaia. Buongiorno Gennaro. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, ben ritrovato. Anche se di buono magari calcisticamente c'è ben poco. Sì, di buono c'è veramente poco, perché è un lunedì amaro, soprattutto dopo aver vinto la Supercoppa a Doha contro la Juventus. Ritrovarsi la Juve poi in casa dopo pochissimo e perdere con 3-1 non è proprio il migliore dei lunedì. Vedi, ci sono le campane anche un po' a lutto. Sicuramente è stata una partita strana, una partita difficile. Una partita che forse non andava interpretata come è stata interpretata dal Napoli. C'è stato qualche errore anche dalla panchina, secondo me, per la prima volta, lo dico dopo 2 anni, qualche errore nella formazione lanciata in campo da Benitez. E si spera sia un passo falso, perché il Napoli in questo momento deve concentrare le energie, concentrare le forze per prendersi fortemente quello che è il terzo posto, quello che è l'obiettivo stagionale. Certo è che guardando il bicchiere mezzo pieno, qualora ci fosse un bicchiere mezzo pieno di ieri sera, meglio perdere la partita di ieri sera e non quella di domenica prossima a Roma, dove c'è il vero scontro diretto per quello che può essere l'arrivo al terzo posto. Perché scontreremo la Lazio, che attualmente con un punto di differenza è al terzo posto, avendo poi ieri pareggiato il derby con la Roma, che meno male che alla fine poi hanno pareggiato, perché la Lazio fine primo tempo vinceva 2-0 sulla Roma. Sì, infatti è stata una sorpresa, ecco, questo pareggio della Roma. C'era Super Totti dall'altro lato che ha risolto il problema. Però parliamo subito dell'argomento più caldo, Gennaro, ovvero gli arbitri, perché ci sono scagliati un po' tutti. Benitez con ironia, De Laurentiis senza ironia, c'è sceso giù pesante su Twitter. Insomma, rimane forte questa critica che la Juventus ruba, che la Juventus è troppo aiutata dagli arbitri. Anche perché una cosa però va detta: a noi i fuorigiochi millimetrici ce li trovano tutti, li vedono sempre. Quando sono questi, che poi c'è anche il gol, com'è che non li vedono mai? Però sarei d'accordo con me, Marco, che se cominciamo a parlare di arbitri poi non la smettiamo più, e non dobbiamo fare i dormiglioni, ma dobbiamo anche parlare, se dobbiamo fare quelli che ci svegliano, quelli che mangiano, quelli che affrontano il pomeriggio e anche quelli che poi fanno cena la sera. Quindi il punto sugli arbitri purtroppo non possiamo farlo in pochi minuti, ma soprattutto non possiamo farlo dopo una prestazione così brutta. Certo è che sono il primo a dirlo, ci sono molti episodi a favore della Juve che capitano purtroppo ed aizzano anche quelli che sono i termini per poi parlare di calcio, per poi parlare di una partita, per parlare di una festa, perché poi ieri sera allo Stadio San Paolo doveva essere una festa e in realtà è stato così almeno all'inizio. Prima di pensare poi al gol in fuorigioco, che poteva essere millimetri o meno, io penserei prima a quelli che sono stati gli errori del Napoli sugli altri due gol, perché non è finita 1-0, è finita 3-1. C'è stato un gol bellissimo di Pogba all'inizio, dove la difesa praticamente ha lasciato tirare il francese. C'è stato il contropiede finale, in cui una squadra può anche sbagliare ovviamente, perché è riversata in attacco per cercare il pari del 2-2, e il Napoli è stato impreciso, perché in realtà non ha mai impresso il suo marchio alla partita, perché in realtà non ha mai giocato a calcio in maniera continuativa e perché non ha fatto vedere quasi niente di buono. Quindi più dell'errore io penserei a parlare prima degli errori fatti vedere proprio in campo alla squadra di Benitez. Poi ci sta a parlare degli arbitri, ci sta a parlare degli episodi, ci sta anche a recriminare qualcosa, però finché non si fa il proprio dovere purtroppo non si può parlare della trave nell'occhio altrui nella trave dell'occhio proprio senza guardare ovviamente quella dell'occhio altrui. Poi tipo c'è stato quel De Guzman che sullo 0-0 sbaglia un gol lui a porta. Secondo me De Guzman, se non gli mettono davanti 3-4 giocatori, lui non si gira. Poi al principio troppo facile. Ma al di là poi di questo, il secondo gol del Napoli, quello che è stato annullato, era regolare o era irregolare? Allora, lì in termini di regolamento in realtà non si capisce molto bene, perché come al solito il codice normativo calcistico viene interpretato in un modo o nell'altro. Però in questa occasione dobbiamo dire la verità: in Italia episodi del genere vengono sempre puniti con il fallo a favore della difesa, quindi anche qualora il codice non fosse stato proprio precisissimo, è ovvio che è un costume italiano andare a premiare la difesa in quel caso, anche se poi analizzando bene la situazione
vediamo come non sia Koulibaly ad andare a sbattere contro Buffon, ma Buffon ritrovarsi in realtà sulla traiettoria di Koulibaly. Non penso sia un episodio di cui discutere, perché come ti ho detto, come ho introdotto ovviamente l'argomento, in Italia falli così li chiamano sempre, l'avrebbero richiamato anche a favore del Napoli, e su questo ci metto la mano sul fuoco. Guarda, io però resto di un sospetto, perché vedi, come tu dici, è proprio il codice delle regole che non è chiaro, e io lo metto un po' a paragone con il fatto che da anni si parla dell'utilizzo della tecnologia nei campi e che non si viene mai ad applicare, non si vede mai realizzata, perché poi effettivamente, allora, se tu metti la tecnologia, poi certe cose le controlli, e se un gol è da annullare, è da annullare, o se è da convalidare, è da convalidare. Quindi quel famoso errore umano viene fatto cadere, viene fatto eliminare, quindi certe cose e certi sospetti anche di conseguenza, no? Quando c'è l'arbitro che vuole stringere l'occhio, cioè strizzare l'occhio a una squadra. Allo stesso tempo, ma ci, guarda, sono queste regole che non sono poi chiarissime, e tu ti ritrovi sempre con una partita che, quando si scontrano due grandi squadre come Napoli e Juve, purtroppo ci vuole un regolamento rigido, secondo me, perché altrimenti stiamo a parlare di nulla. Non posso non darti ragione, però adesso viene fuori il lato giuridico della mia persona. È ovvio che un codice, sia esso della strada, sia esso penale, sia esso civile, sia esso sportivo, deve avere anche dei punti in cui deve essere interpretato, non può essere perfetto al 100%. Ci sono episodi anche nel calcio che vanno interpretati, e qui dovrebbero ovviamente sopperire quelli che sono le bravure dei diversi arbitri che vengono mandati sui campi ogni domenica. Vanno interpretati, però se è Buffon che va su Koulibaly, allora interpretiamo che è Buffon che è andato su Koulibaly, quindi non c'è il fallo. Questo è quello che però voglio dire. Invece con la libertà di interpretazione, allora no, è stato Koulibaly che ha buttato per aria. Hai ragionissimo, però c'è un designatore arbitrale, magari ci sono coloro che formano gli arbitri, che settimanalmente chiedono agli arbitri di fischiare falli a favore della difesa in quelle occasioni. Quindi, come lo chiameranno per la Juve, al 99% lo chiameranno anche per le altre squadre. Va bene, noi abbiamo tempo tiranno, Gennaro, ci dobbiamo salutare, ma tanto avremo modo di riascoltarci nell'arco di questa settimana, di tutte le cose, anche l'aspetto la moviola, insomma, quella ufficiale dalle testate giornalistiche, per vedere effettivamente poi che cosa è successo. Nel frattempo noi ti ringraziamo, ci riascoltiamo domani. Io ringrazio voi, ci sentiamo domani e buona giornata e buon lavoro. I Dormiglioni su Radio Amore Napoli.